sembra che sia passato tutto sto tempo, eh? Eppure sono passati 30 anni dall'inaugurazione del Tennis Club Solaro. Effettivamente per me gli anni sono passati, ma per questo complesso sembra che il tempo non sia passato perché oggi è più in auge che mai. È una grande soddisfazione per me perché festeggiare i 30 anni ho visto anche un'adesione numerosissima, non sappiamo più dove mettere la gente, tutti vogliono venire e ci ritroviamo con tanti amici dei tempi passati, qualcuno non gioca più, qualcuno veniva e poi per vari motivi non è più tornato. Con questa occasione li ritrovo questa sera e quindi per me è un'immensa soddisfazione perché effettivamente lo sport unisce. E si diventa molto amici, ci sono le amicizie, c'è lo spirito di club, è una bella cosa, una bella serata, una grande soddisfazione. Beh, 30 anni fa, quando tu hai messo in cantiere questa struttura così importante, facendo uno sforzo economico altrettanto importante, qualcuno ti avrà dato anche del matto. Effettivamente è stata un po' una cosa molto azzardata e non so se lo rifarei se dovessi tornare indietro, però come si dice, è come quando si fa un figlio, no? Tante volte dici, ma però è come una mia creatura che ho fatto e grazie anche agli amici che hanno collaborato con me, che mi hanno sostenuto, è una bella soddisfazione. L'inizio quando è nato proprio prettamente come un circolo sportivo, poi col tempo ho dovuto cercare di adeguarlo anche ai tempi, è diventato un resort, è diventato un complesso polivalente con le camere, le piscine, la palestra, il ristorante, quindi ospita anche tanta gente straniera durante l'anno e quindi è diventato un complesso vivo. Lo sport è sempre in prima linea perché anche la mia passione, tanti bambini, tanti giovani che abbiamo rispolverato e quindi siamo ripartiti alla grande con un bel gruppo di giovani che sarà poi la vita futura di questo club. I tornei che mi sono rimasti più impressi sono gli europei Under 14 che abbiamo fatto per 6 anni. E quello che è la grande soddisfazione è che vedere che da qua sono passati tutti i campioni. Djokovic, che è numero uno del mondo, è passato di qua, la Nen, che è stata la numero uno del mondo, è passata di qua, Robredo, la Kriste. È bello avere le foto ricordo di questi personaggi e la speranza magari che un giorno li faremo tornare a vedere dove loro hanno primeggiato a 14 anni. Allora, io sono salito al Solaro praticamente il 2 gennaio dell'81. Ho iniziato praticamente la mia carriera sia da giocatore sia da maestro in questo circolo. Una vita in questo circolo. Ho degli amici che mi stanno salutando, ma è molto bello perché il clima della serata è fantastico. Dopo 30 anni vedere la piscina come ai vecchi tempi, 250 persone, erano veramente anni che non capitava. Questo grazie al padrone, alla famiglia Fassola, che è stata una bellissima idea e penso che sia un grande riconoscimento al circolo e alla città. Allora, quindi 30 anni fa tu eri già qua. Io ho iniziato la mia, diciamo, carriera da giocatore perché giocavo già nell'altro tennis, questo non esisteva. Sono salito nell'81 per giocare alla Serie B. Ero passato di categoria B2 nel 1981, avevo 16 anni, il Solaro organizzava la B e sono venuto inizialmente un po' titubante perché staccarmi dai miei amici è stata una cosa difficile. Però poi è stata un'esperienza, un amore a prima vista. Ho giocato 3 anni la Serie B per questo circolo con grandissime soddisfazioni. Ho giocato uno di questi tornei grandissimi, il $25.000, che per me era stata una grande emozione. E poi niente, poi ho fatto 3 anni fuori, ho lavorato a Roma, ho fatto la scuola maestra e poi il 14 febbraio dell'86 ho ricominciato. E da allora sono 25 anni che faccio il maestro qua. Senti, allora, tra le cose che ci ricordiamo con maggior piacere sono quei 6 anni di Under 14, campionati europei Under 14 assoluti. Abbiamo anche dei tanti bei ricordi insieme, io e te. Sì, abbiamo commentato delle partite memorabili, è stato delle finali veramente, veramente molto belle. Abbiamo avuto l'onore di commentare il primo anno Robredo, che era un ragazzino spagnolo, che qualcuno diceva, ma con quel rovescio in back farà poca strada. Abbiamo visto gli esordi di Gasquet, alto più basso della rete con un rovescio fantastico e abbiamo chiuso col botto, diciamo, premiando Novak Djokovic, un ragazzino eccezionale,
che da lì è partito, diciamo, con una carriera che adesso, come tutti sanno, stratosferica. Grande maestro! Grande maestro, addirittura tu c'eri già quando c'erano ancora le foto in bianco e nero. Porca miseria, è vero. No, ma la cosa più bella è rivedere quella bellissima manifestazione che era il campionato europeo Under 14, maschile e femminile. La più bella. La più bella. Quell'anno lì ci eravamo impegnati tanto come amministrazione. 6 anni, è stata l'unica volta che la Federazione Europea ha concesso per 6 anni, 2 trienni. Ma ti direi che anche forse nella storia di Sanremo, l'unica volta in cui Sanremo a livello sportivo ha veramente ospitato una missione di grandissimo livello. Adesso mi venivano i brividi a vedere l'anno quando l'ha vinto Djokovic, che oggi è il numero uno del mondo, e quindi è veramente una cosa bellissima pensare a quanto avevamo investito su quella manifestazione, che peccato che non ci sia più. Forse ancora oggi si potrebbe investire. Anche perché se tu parli con Djokovic, Djokovic si ricorderà sempre Sanremo. Anche perché, non so se mi sbaglio, ma dopo quell'anno lì ha vinto anche il tessitore. Quindi sarebbe da invitare. In più, certo, c'è anche una particolarità di oggi, è un grande milanista. Lo sapevo. Bisogna invitarlo. Ciao. Dove eri 30 anni fa? Ero sui campi a quest'ora. Passavo tutte le giornate sui campi, dal mattino alle 9 fino alla sera al buio. Lavorare? Mai. Mai. Al contrario di adesso, sempre lavorare e mai a giocare. Vabbè, comunque, tanti bei ricordi. Tanti bei ricordi. Poi questa sera un'emozione, rivedere tanti amici, rivedere il maestro Gigi Pirro. Che era una vita che non incontravo, è stata veramente una grande emozione. Allora, c'è anche il maestro Gigi Pirro, era una vita che non ti vedevo, maestro. Beh, io sono sempre a Monte Carlo, lavoro ancora molto, e nonostante l'età che ho, mi ha fatto piacere venire qua a passare una serata assieme a un sacco di vecchi amici. Questa è stata la cosa forse più importante. Dove eri 30 anni fa? Ero qua a Solaro. Naturalmente, e ricordo che con Pino siamo andati a Wimbledon a parlare con McCormack per poter organizzare un'esibizione qua al Solaro. Beh, qualche cosa abbiamo fatto in questo circolo, eh? Beh, sicuramente, e bisogna dire che Pino Fassola ha avuto un grandissimo coraggio. E allora che cosa bisogna dire? Lunga vita! Lunga vita, che durino ancora tanti anni come questi. Tutti quelli che gli vogliono bene questa sera hanno pensato a una targa per lui di ricordo. Una targa, un ricordo particolare di questa serata, lo chiamo qua vicino a me. Poi, oltre noi che abbiamo fatto questo pensiero per lui, ci sarà un grande pensiero delle sue due figlie. Forse a volte si scontrano, però penso che grazie a tutta la famiglia il Solaro è rinato dopo un periodo particolare,
lo voglio qua vicino a me, un grandissimo applauso a colui che l'ha inventato, l'ha creato e lo ha gestito per anni, Giuseppe Fossola. Allora io lo invito a leggerla perché molto, spero che sia stata carina la, quello che abbiamo pensato di scrivere, delle persone molto vicino a lui l'hanno pensata e adesso gli diamo un microfono così la può leggere e si può dilettare. Grazie. Ringrazio Andrea, guarda, sono commosso e ti ringrazio di questa tua idea. Leggerò la tua targa. Al nostro boss Pino per la sua passione, per il suo impegno, per la sua infinita generosità, un oceanico grazie, il tennis. Allora, io e mia sorella volevamo dedicare questa cosa a mio padre, a nostro padre per aver regalato il nostro il suo sogno ai nostri giorni. Grazie padre. Targa di ricordo, grazie ai miei gioielli. Grazie soprattutto perché finalmente da un paio d'anni hanno deciso di darmi una mano e di dedicarsi anche loro al solaro. In effetti un paio d'anni, perché prima facevano la loro vita per altre, con altri scopi, adesso mi stanno aiutando molto qua e spero che anche tutta la gente ami le mie figlie come sono contenti di me. Grazie. Grazie. Ci devi far vedere un'altra taglia. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un vero perdere. Scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire, gridare, soffocare il cielo, prendere a cessare ogni sogno, ora è il volo, e mi farò cadere tutto quello, perderò le ali che so che rimane tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo.